cosa gioca nella tua generazione? Cioè quello di essere autentici, come dicevo, è indispensabile per a fare l'esperienza di accettazione. Come fai a essere, a sentirti accettato, amato, se non ti mostri per quello che sei? Per cui se non c'è con questo coraggio psicologico dell'autoliberazione, non ci sarà mai l'appagamento, no? Accettazione da parte di un altro, perché non ti sei mai. Che cosa devi accettare l'altro se non hai mostrato quello? Che cosa devi accettare? E quindi dentro rimane sempre, no? Quindi la capacità di essere quello che si è in certe situazioni permette di per esempio con i genitori, di situazioni anche protette, con persone affidabili, relazioni buone naturalmente, permette di fare esperienza, relazioni intime, profonde, in cui passa l'accettazione, in cui passa l'amore, che è quello che poi abbiamo sempre detto, quello che forgia, che crea la forza alla persona, la fiducia, la fiducia matura nella persona, che si sente amata, non sente la fiducia dell'altro quando comincia a fidarsi di sé. E l'autoliberazione è una precondizione indispensabile in certe situazioni particolari, dove ci può essere accettazione, dove ci può essere un'intimità con gli amici, con genitori, che ne so. E quindi è un altro aspetto che parte dalla persona. Se la persona non ha questo coraggio, non, il processo di crescita non può andare avanti, si blocca. Credo che nelle relazioni affettive questo sia estremamente importante. Ogni volta che incontriamo un partner, ogni volta che iniziamo una nuova relazione, mostriamoci per quello che siamo. L'altro deve essere conquistato, ma non può essere conquistato solo perché brandiamo una forza che non abbiamo. Eccoci, cominciamo fin dall'inizio sulle relazioni che noi consideriamo importanti per la nostra vita a rivelarci per quello che siamo. Credo che questo coraggio psicologico sia fondamentale. Mi occupo da molti anni di formazione dei psicologi, dei counselor, dei psicoterapeuti, e quando questi che intraprendono la mia scuola di formazione non rivelano questo coraggio, di solito colgo molte difficoltà nel loro percorso formativo, nel senso che quando psicologi, counselor, psicoterapeuti non stanno in un gruppo, in un incontro significativo, rivelare se stessi, quello che realmente sono, non sanno parlare da anima a anima, non sanno in qualche modo incontrarsi con l'altro su una posizione di profonda autenticità e congruenza, eccoci che vedo che questo loro percorso formativo è in qualche modo precluso. Non bastano le conoscenze tecniche per lavorare e operare in una relazione d'aiuto, occorre anche acquisire questa capacità di condividere pienamente se stessi. Quindi raccomando sempre, cioè questa è una raccomandazione che faccio per coloro che vogliono imparare le conoscenze necessarie per gestire, di affrontare una relazione d'aiuto, prima di tutto di essere capaci di andare verso questo percorso di autorivelazione, di rivelazione di sé, ciò ossia acquisire questo coraggio psicologico. Che poi è l'autenticità, perché un giorno c'è una condizione importante per dare l'aiuto. Chi deve dare l'aiuto deve essere autentico, non empatico, non accettante. Se non riesce ad essere autentico, non riesce ad avere questo coraggio di mostrare se stesso, anche a volte gli aspetti di fragilità, perché no? Fa parte dell'umanità della persona. L'essere umano per definizione non è perfetto. Ognuno ha le sue fragilità e comunque la possibilità di esprimere questi aspetti, se stesso. L'aiuto perché permette di creare delle relazioni vere, intime con gli altri. È attraverso la relazione intima che passa l'amore, passa l'accettazione e quindi l'aiuto della persona.